Il caro energia stritola e divora le attività produttive, in particolare le imprese commerciali, alimentando peraltro l'inflazione e l'erosione del potere d'acquisto dei consumatori. Adesso anche ad Agrigento i commercianti e le imprese marciano sul piede di guerra, sospinti dall'esasperazione. Lunedì prossimo, 17 ottobre, innanzi alla prefettura, dalle ore 10 in poi si svolgerà un sit-in di protesta. Si invitano a partecipare tutti, non solo commercianti, imprese, ma anche cittadini e famiglie, vittime anche loro della gravissima congiuntura economica. Il cartello promotore della mobilitazione è composto da CNA, Confesercenti, SICI Industria, Lega Coop, Confcooperative, Confagricoltura, CIA, Unione Nazionale Consumatori, Cittadinanza Attiva e Adiconsum. Hanno manifestato la volontà di partecipare Confcommercio e ABBA. Ascoltiamo in proposito il dirigente agrigentino della CNA, Claudio Spoto. Ormai la situazione è divenuta davvero insostenibile, le famiglie sono al collasso, le imprese che rischiano di chiudere per il rincaro eccessivo dei costi energetici, quindi facendoci interpreti di questa forte preoccupazione che serpeggia tra le famiglie e le imprese, abbiamo deciso insieme alle altre organizzazioni datoriali e alle sigle dei consumatori di organizzare un sit-in per lunedì mattina davanti alla sede della prefettura di Agrigento per manifestare questo grido di allarme che arriva dal territorio in modo che le istituzioni competenti prendano piena consapevolezza di quello che sta accadendo, del dramma che vive il territorio, che vivono le imprese, che vivono le famiglie e prendano provvedimenti urgenti per provare a mitigare gli effetti devastanti derivanti dal rincaro eccessivo dei costi energetici. Ma non sarà solo protesta, sarà anche proposta perché al prefetto consegneremo un documento contenente alcune rivendicazioni importanti affinché le istituzioni abbiano anche delle basi sulle quali lavorare per poter appunto apportare delle misure importanti affinché le imprese e le famiglie possano tirare un sospiro di sollievo in questo drammatico momento che rischia di trasformarsi, se non dovessero arrivare provvedimenti urgenti, in una bomba sociale. Noi dobbiamo evitare tutto questo, il sit-in ovviamente sarà pacifico, ma determinato e deciso affinché appunto le istituzioni competenti possano prendere consapevolezza di quanto di grave sta accadendo nel territorio.